Giuseppe Romano, il presidente di Unione Veneta Bonifiche. A fronte dei cambiamenti climatici, qual è lo stato irriguo veneto e cosa possono fare i consorzi per migliorarlo? Beh, intanto diciamo che i consorzi stanno facendo molto per migliorare, hanno fatto investimenti notevoli in questi ultimi anni, appunto finanziati dalla Regione e dal Piano Irriguo Nazionale. Dobbiamo fare molto di più, dobbiamo dare quella risposta a un'agricoltura veneta importante che è fondamentale, dove è fondamentale l'acqua. Quindi in questo contesto credo che i consorzi di bonifica faranno la loro parte per dare quelle risposte all'agricoltura veneta, che è, ricordo, uno degli elementi trainanti dell'intera economia veneta. Quindi irrigazione è anche tutela delle acque, irrigazione fare ambiente, irrigazione fare sicurezza idraulica. Certamente sì, basti pensare a un motivo importante che per noi sono i bacini di laminazione dell'Alta Pianura. I bacini di laminazione dell'Alta Pianura potremmo adoperarli sia come momento di svaso, quindi momento di messa dell'acqua quando ce n'è tanta, per poi adoperarli in momenti di necessità. È una situazione importante, un momento importante, è un coinvolgimento che stiamo portando avanti da molto tempo e credo che stiamo facendo passi notevoli in avanti su questo versante. Per quanto riguarda i finanziamenti per l'irrigazione, ci sono novità? Beh, è inutile che ci nascondiamo, è evidente che c'è un piano irrigo nazionale, un po' un piano operativo con 300 milioni, sono legittimamente troppo pochi. Perché si potrà pensare in 7 anni di qualche intervento in Veneto, non di più. Quindi è evidente che c'è la necessità, ma su questo il Presidente Gargano ha già fatto le sue azioni, io le sto facendo a livello regionale, perché su questo versante si debba investire di più, perché non c'è possibilità diversa per dare una risposta anche in Veneto a un'irrigazione che è fondamentale, ripeto, per l'agricoltura veneta.